È stata sofferta la partita, è stato sofferto il modo con cui abbiamo preso la partita, però c'era troppa tensione, sicuramente i ragazzi sentivano troppo l'importanza di questa partita e l'importanza del risultato che stava a significare. Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, eravamo rimasti soddisfatti nel passare in vantaggio, ma non abbiamo goduto tanto perché abbiamo fatto un altro errore su cui dovremmo lavorare molto e ci ha tornato a ributtare nell'inferno psicologico che ci attanagliava in queste prime partite. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo fatto molto di più del primo tempo, però non siamo rimasti molto sul pezzo in area di rigore, però mi sento di dire una cosa, che non vorrei che ci fosse troppo lassismo su certe situazioni, perché noi abbiamo avuto due episodi a sfavore abbastanza netti: il fallo di mano nel primo tempo, che è stato decisivo per interrompere un'azione molto molto pericolosa, perché il passaggio era in verticale e andavamo in porta, e il secondo rigore su Matteini, che se vedete il collo di Matteini capite benissimo che non è caduto da solo, lo vedrete. Perciò mettendo insieme tutto, anche se non ci meritavamo di vincere, molto onestamente ce la prendiamo tutta questa vittoria qua, perché altre partite, come succede a volte nel calcio, giochiamo una partita dignitosa, non meritiamo di perderci, basta il punto ma perdiamo. Oggi meritavamo magari il pareggio ma abbiamo vinto e ce la teniamo stretta tutta. Lunedì che non siamo stati brillanti contro il Foggia, abbiamo fatto sempre partite importanti dove abbiamo proprio preso niente per quello che meritavamo, come anche oggi, occasioni importanti abbiamo avuto e non sfruttate per la capacità e la bravura del loro portiere. Perdere così con una palla stupida al quinto minuto di recupero lascia la mano in bocca, però c'è poco da stare a pensare, cioè qui bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di spostare questa classifica. Più che altro questi piccoli episodi che ci stanno un po' condannando oltremodo per i nostri meriti. Perché dal lato tecnico, per quanto riguarda il Rimini, come ha visto questa squadra? Ma io ho tanti problemi, guarda la mia, figuriamoci se posso guardare Rimini, posso solo dire che gli abbiamo creato tantissimi problemi. Lei è stato molto bravo ad